C'è chi decide di continuare nel mondo del calcio ridisegnando il proprio ruolo su una panchina o dietro una scrivania dopo essersi ritirato dalle scene e chi sceglie di cambiare radicalmente vita pur ammettendo che avrebbe voluto poter insegnare qualcosa ai giovani. È il caso di Paolo Baldieri, ex bomber dell'Avellino, con un passato anche nella Roma e nell'Under 21, con cui ha disputato 14 incontri e messo a segno 9 gol. In azzurro anche un particolare record condiviso con Paolo Rossi. I due sono andati in rete per 5 gare consecutive, dall'arte del saper giocare con il pallone a quella del gelato artigianale nel centro di Lecce, nel suo locale a Piazza Mazzini. Baldieri, dolce e salato, un cambio totale in cui l'ex attaccante romano ha messo la stessa passione che metteva in campo. C'era un locale in centro a Lecce che mi piaceva molto, che era un locale, diciamo, di case popolari, anche se poi era nella piazza centrale. Ho partecipato a questo bando per prenderlo in affitto, ho vinto questo bando e niente, poi tutti quelli che erano andati a vedere questo locale era per metterci una gelateria. Io volevo mettere ovviamente una cosa di cucina, cose, però effettivamente la morte sua era quella. Per cui ho detto ok, andiamo a studiare da gelatiere. Si avvolge il nastro e ricorda la sua esperienza ad Avellino, dove tra l'altro è stato uno degli ultimi calciatori a ricevere un coro dalla curva sud, soffermandosi in particolar modo sul pareggio contro la Cremonese, gara in cui l'attaccante segnò 2 reti, ma che spense ogni speranza di ritorno in Serie A. Partita, c'erano penso 2000 persone fuori dello stadio incazzati come dei lupi, ma veramente incazzati. Noi nello spogliatoio non ci si capiva più niente. Io che avevo mio figlio piccolo, che fece un anno proprio lì facevano lì ad Avellino, e c'avevo mia moglie incinta, e non si sentiva molto bene, per cui io dovevo andare via, dovevo sbrigarmi a tornare a casa. E mi dissero i dirigenti: no, no, non esce nessuno, non uscite, che fuori sono di questi incazzati. E io mi guardai e dissi: guarda che io esco, vado fuori, sono incazzati, e sentiamo perché sono incazzati. Presi la valigia, loro non erano d'accordo, presi la mia valigetta, uscì fuori dallo stadio, e davanti alla porta mi tutta la gente con gli occhi di fuori che mi guardavano, che ero uscito dalla porta. E io, permesso, e piano piano si allargavano per farmi passare. Arrivato, insomma, la macchina ce l'avevo a 100 metri, ma fatti 10 metri, tutti questi tifosi si sono messi ad applaudire. Un pensiero anche per Novellino, suo ultimo tecnico in cadetteria. È un grande, diteglielo, è un grandissimo, perché è veramente un passionale, una persona spettacolare.